Bentornati qua su Football Manager 2023 con il nostro Giampaolo e il nostro Bari. Allora, l'inizio di campionato non è poi così andato male, onestamente, poteva andare molto peggio, a essere onesti e sinceri. Perché, allora, per il momento siamo fuori da zona, retrocessione e questo è il nostro obiettivo. Oggi abbiamo diverse partite interessanti, a partire da oggi col Bologna che dovremmo comunque prendere su qualche punto. Poi avremo il Cagliari, che anche lì ce la possiamo giocare abbastanza bene. Napoli che non sarà semplice. Monza e Genoa, direi che è un calendario per oggi abbastanza intrigante perché potrebbe darci dei punti. Allora, Corrado espulso di conseguenza non giocherà. Questa squadra non mi dispiace, ok? Quindi andrei così, sperando che... Allora, il Bologna sta dodicesimo in classifica, quindi dobbiamo... Allora, stando avanti a noi di tre posizioni, dovremmo vincere per riacchiapparlo, per comunque migliorare anche la nostra posizione. E speriamo che ce la possiamo fare, speriamo di sì. Allora, sulla carta direi che la squadra che noi abbiamo è abbastanza, come dire, è un po' una scommessa perché ci sono momenti in cui va, tipo il pareggio col Milan che è storico, però per ora, momenti in cui purtroppo la squadra un po' molla, però adesso vedremo se riusciremo a portarcela a casa. Allora, voi mi avete consigliato di fare qualche cambio in più. Ammetto che io nelle ultime partite ho fatto pochi cambi, quindi avete ragione. Devo fare qualche cambio in più, più turnover alle volte, quando c'è il frasettimana e così via. Joao, che palletta! Però Sangare sbaglia. Mannaggia, era una buona opportunità questa, eh. Potevamo secondo me sfruttarla molto meglio, purtroppo non siamo riusciti, però non stiamo andando male. Non stiamo andando affatto male, la squadra sembra esserci. Il che mi dà tanta tanta fiducia, veramente tanta fiducia. Allora, con molta calma, con moltissima calma, non perdiamo la palla, grazie. Bravi, bravissimi. Però ci è mancato l'ultimo passaggio, eh. Cioè, mancava veramente poco per arrivare in porta e per avere una grossa occasione da gol. Mancava veramente poco poco. Orsolini, bravissimi ragazzi. Fase difensiva impeccabile quest'oggi. C'è Schmidt che è molto molto stanco. No, si è ripreso. Fammi vedere un attimo. No, sembrano tutti abbastanza nella norma. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco, è stanco. Mettiamo... Allora, Schmidt è stanco. Cortinovis. Cortinovis, sì. Per forza di cose, altri giocatori stanchi non ce ne stanno. Però Cortinovis assolutamente sì, perché è l'unico che mi dà un po' di sicurezza in quel ruolo al momento. Allora, becca becca. Per Corbo. Cosa? Ma cosa ha fatto Sala? Ma cosa ha fatto Sala? Bari 1, Bologna 0. Ha fatto un Eurogol Sala. Ma veramente un Eurogol. Ammazza, che... Bravo, bravo. Ragazzi, bello. Non me l'aspettavo per niente al mondo un tiro così, così potente e preciso. Vabbè, che qui, onestamente, c'è qualche responsabilità anche del portiere. Rivedendolo un po'. Però a noi che ci importa? L'importante è far bella figura e portare a casa dei punti per la classifica. Per il resto non me ne frega niente. Johnson. Era buona l'idea, era buona l'idea. Attenzione.
Orsolini si divora un gol fatto, veramente, se l'è veramente divorato Orsolini qua, ma veramente tanto. Giochiamo perfetti, puliti, precisi. Oh, Sala oggi è veramente on fire, eh. Tanta roba Sala oggi. Ecco, beh. Oh, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Cioè, bastava dirlo e subito mi ha smentito. Bene, bene, devo dire che qua ci smentiamo subito. Bravo Sala però. Però Sangaré sbaglia un passaggio che era di vitale importanza. Sangaré! Sangaré! Ma mi sa che è fuori gioco. Ho questo vago dubbio che forse, forse. Infatti, infatti, purtroppo è in fuori gioco. Purtroppo è in fuori gioco. Però nulla toglie che stiamo giocando veramente, veramente bene. Però, porca miseria, ragazzi, dai. Questi errori no. Allora, ancora nessun cambio per il momento. Aspetto ancora un attimo. Allora, c'è Joao che è molto stanco. Metterei Aguilera. Sangaré che è molto stanco. Ci buttiamo dentro Lazetic che non mi sta dispiacendo. Corbo stanchissimo, c'è Stefano Ferri al debutto perché non l'abbiamo mai visto. Al posto di Johnson, Vasco Valls, sì. Andiamo così, andiamo così. Allora, manca veramente poco, veramente poco. No, aiuto. Eccolo, eccolo, eccolo. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Sì, ma che sfiga, oh. Traversa. Barrow è lì pronto. Allora, domanda di più. Domandiamo, domandiamo. Non ci voleva, non ci voleva. Una sfortuna. Cioè, proprio la palla è rimbalzata proprio sulla testa di Barrow che, ovviamente. Non poteva sbagliare, la butta dentro. Sono rimasto particolarmente male. Allora, finisce qua. Bari Bologna. Un pareggio che onestamente mi fa rimanere amareggiato perché, per come si era messa, dovevamo e potevamo portarla a casa. Eravamo 1-0 al 78esimo. Dovevamo buttarla, cioè, dovevamo portarla a casa in qualsiasi modo. Saliamo a 8 punti, ok. 8 punti in 10 partite. Vabbè, dai. Pian piano, l'importante è muovere la classifica, continuare a far punti, 1-3, 1-3, insomma, fare punti è la cosa più importante al momento, al momento. Rimaniamo quindicesimi, ma le altre devono ancora giocare, quindi non è che starei tanto a guardare la classifica ora, in questo momento. Le finanze finalmente sono al sicuro. È un miracolo. Gol del mese, Marco Sala è secondo. Beh, in effetti è un gran bel gol. In effetti sì. Allora, vediamo un attimo cosa fa gli altri. Bari sedicesimo, quindi qualcuno ci ha scavalcato. Chi è stato? La Lazio e. No, la Lazio deve ancora giocare. Il Monza. Ora siamo a 3 punti, sempre davanti dal terz'ultimo posto. Però il Verona deve ancora giocare. Attenzione, attenzione. Ecco, Lazio che vince col Verona. Per fortuna, perché veramente c'è. Dai. Allora, riassunto dei prestiti mensile. Pasquali 11 presenze. Sta migliorando. Pure Sormani 11 presenze. Sta migliorando. E Luis. Pure lui sta migliorando. Marco Sala nella squadra della settimana. Ok. Ricci è vicino. Manca una presenza e mi dovranno dare 300.000 euro. Che onestamente. Ecco, Ferri, ma Ferri è appena. Come
Hai appena esordito già la pubalgia? Porca miseria. Allora, Corbo vuole un nuovo contratto. Allora, vediamo un po'. Corposo aumento, Corbo no. Eh sì, vabbè, però cioè, non posso. Non c'ho i soldi, raga, cioè, come faccio? Cioè, mi chiede un po' troppo, onestamente, eh. Mi chiede un po' troppo, raga. No, non si può fare. Pure veloso. Vabbè, però, porca miseria. Tutti che vogliono un contratto. Perché no? È infelice al club. Perché è infelice? No, scusatemi, eh. Perché dovrebbe essere infelice? Ma che ca... Ma cosa vuol dire? No, scusatemi, raga, ma che succede? No, ma che clausola? Oh! Amatti! Amatti! No! No, raga, Joao Veloso no! Joao no! Che cavolo! No, scusatemi, eh. Ah no, non me l'hanno salvata. Non me l'hanno salvata. Che faccio io? Che faccio? Che faccio ora? Cioè, questi hanno pagato la clausola. Io come faccio? Cioè, raga. Ma io ho accettato di rinnovarlo. Perché non... Qual è il problema? Non capisco. Cioè, io ho accettato il rinnovo. Oppure ho cliccato male. Forse ho cliccato male qualcosa? Sì, però santo cielo benedetto. Cioè, non so come fare adesso io però. Non so veramente come fare. Perché se vendo Veloso, c'è Aguilera, è anche vero che con 12 milioni ti rifai un po' il mercato, però bisogna vedere quanto la dirigenza ci dà di quei 12 milioni. Perché se non ci dà niente, capite anche voi che ha poco senso. Sì, però che sfiga, mamma mia. Io spero che non accetti, Veloso. Io spero che non accetti. Perché sarebbe un grande colpo al cuore, ovviamente negativo. Farebbe veramente molto male. Poi dopo guarderò nelle... Dicevo, dopo guarderò nel... Dopo l'episodio vedrò quel momento per capire se io ho sbagliato qualcosa o il gioco è impazzito. Perché mo sono curioso, raga. Cioè, mi sembra strano. Sembrava di aver cliccato il rinnovo entro un mese. No? O dico una cavolata? Non capisco veramente quale sia il problema. Vabbè, ragazzi, ora pensiamo alla partita. Schmidt è infortunato, leggermente infortunato. Continuiamo al momento, magari si riprende. Magari si ripiglia dalla botta. Comunque stiamo dominando il Cagliari in lungo e largo, ma non riusciamo a segnare. Ahimè no. Facciamo veramente una gran fatica a far gol. Bravo Schmidt. Però Corrado ci arriva, però. Mannaggia. Mannaggia. No, comunque mi fa troppo star male questa cosa di Joao. Mi fa troppo star male, ragazzi. Ma la difesa? Ah, rete annullata. Almeno, però. Non cava il fatto che siamo stati. Che poi annullata. Non di tanto, eh. Veramente di poco, di millimetri, insomma. Aranda. Papera di cranio, incredibile. E Corbo fa gol, però c'è il VAR, ma non so come sia possibile il VAR. E infatti rete concessa, scusatemi, eh. Era dietrissimo, ma era dietrissimo. Era stradietro, era. Il VAR non serve in questi casi.
Allora, sono contento. Ok. Vabbè, intanto ce la stiamo portando a casa e questo è importante. Al netto di quello che è successo prima, è già qualcosa. Vuole uscire Johnson, metti Valls. Ok, ha preso una botta. E Cagliari con questa sconfitta andrebbe al 20° posto e noi potremmo salire al 15°. Ok, sarebbe interessante. Comunque stiamo veramente dominando questo Cagliari, ma veramente tanto, eh. Cioè, non. Dovessimo vincere, sarebbe meritata la vittoria. Per quello che si è visto quest'oggi. Speriamo che anche loro non ci freghino come il Bologna. Che non è scontato. Bravo Celt, ottimo intervento, ottimo intercetto. Lancio meraviglioso. E Sangare becca il palo. E Sangare becca il palo. Che sfiga. Allora, Schmidt è stanco. Mettiamoci Cortinovis. Altri stanchi. Cioè, mettiamo Sala. Mettiamo McCook. E basta. Per il momento basta. Perché la squadra comunque sta abbastanza in condizione. Metti Aguilera. Non c'è problema. Non c'è problema, ragazzi. Non c'è problema. Allora, con calma. Con calma. E si portano a casa 3 punti. 3 punti veramente fondamentali per il percorso della salvezza. Veramente fondamentali. Oggi siamo già a 4 punti conquistati su 6. Bene, bene. 11 partite, 11 punti. Siamo a più 6 dallo Spezia. Se lo Spezia non dovesse vincere, potremmo essere a più 6 dallo Spezia. Migliore in campo Corbo, che io vorrei anche rinnovarlo, ma mi chiede tipo tantissimo. Cioè, io non so come fare, non ho i soldi. Onestamente, non ho i soldi. Cioè, come devo fare a rinnovare uno a 1 milione e 8 quando faccio fatica ad offrirne 800.000? Non si può, non si può. Ok, grazie Cesena che paga 300.000 euro al Bari. Molto bene. Molto bene. Hanno già giocato? Sì, Cagliari e Verona hanno già giocato. Beh, Cagliari con me, grazie. Verona ancora 4 punti. Manca lo Spezia. Manca lo Spezia che quanto fa? Vediamo un po' se riusciamo ancora ad allungare sulla terz'ultima in classifica. Perché mo c'è il Napoli, sarà molto complesso. Spezia perde, e questo era quello che volevo sentire. Very good, veramente. Very good. Lo Spezia che perde è quello che volevo. È quello che volevo sapere. Haaland vince il pallone d'oro, immagino che sia. Hanno scelto Corbo. Cos'è il suo permesso di lavoro? Mannaggia. C'è un modo per tenere veloce? Che perché ho sbagliato? Novembre, mancano 5 giorni. Ha già accettato, ragazzi, però, eh. Vabbè, fai come ti pare. Io. Che devo dire? Che devo dire, ragazzi? Io che devo dire? Brazzaro ammalato. E mo che gioca? E mo che gioca? Vabbè, che dovrebbe arrivare con Napoli a giocare, in teoria. Il tempo dovrebbe esserci per far sì che si riprenda. E senza Veloso, io. Vabbè, che c'è Aguilera, però io. Avevo un bel rapporto, cioè, con Veloso mi sentivo veramente a casa, cioè, mi piaceva come giocatore, le giocate che faceva, lo amavo alla follia, cioè, perderlo così è veramente, veramente brutto, eh. Domanda accettata. A gennaio andrà al Crystal Palace, vabbè, ok.
Il tradimento che non ti aspettavi. Il tradimento che non ti aspettavi. Veramente, noi l'abbiamo lanciato nel calcio dei grandi, l'abbiamo fatto conoscere a tutti e se ne va così, se ne va così, senza neanche darci un boh, un qualcosa, vabbè. Bianco, ma con determinazione 7 io non lo prendo bianco. Con tutto il bene, ma non mi ispira tanto, onestamente. Non mi ispira per niente in realtà. Allora, c'è uno al posto di Joao. C'è Nakai. Che comunque Nakai mi piace. Ragazzi, 1 milione? Così poco? Se no c'era questo anche Muzambo. Questo è forte, è vero. Però questo potremmo comprarlo nel caso che. Intanto vediamo Nakai se ci verrebbe. Perché potrebbe servirci a questo punto. Nakai è dubbioso, prende troppo per quello. Oddio, allora ci si può lavorare. Ma no, niente, non ci si può lavorare al momento. Chiede un po' troppo. 2 milioni e 6 non ce li abbiamo. Non li abbiamo. Allora, abbiamo ora il Napoli fuori casa, società affiliata al nostro Bari. E il punto è che mettiamo Sangaré sperando nel gol dell'ex. Veloso a questo punto, ragazzi, con tutto il bene, Veloso passa in secondo piano, d'ora in avanti Aguilera sarà il titolare. Dispiace, ma d'altronde puoi andartene, vai, te devo dire. Io ti faccio anche andare, però non giochi perché preferisco far crescere i miei giocatori ora come ora e non quelli che andranno via e se ne sbatteranno di noi e del progetto Bari. Di conseguenza, Veloso fino a gennaio sta in panca o entra a partita in corso se ho bisogno, ma di base starà in panca. Dispiace, ma va così. Fermo restando che comunque Aguilera non sembra essere malvagio, eh. Non sembra essere malvagio. Osimhen ci ha graziato. Ci ha graziato. A parte gli scherzi, ci ha veramente, veramente graziato Osimhen. Ma veramente tanto. Allora, noi abbiamo pareggiato col Milan. Ok? Con Napoli potremmo cercare l'impresa. Un pareggio. Una vittoria la vedo molto difficile. Ma un pareggio non farebbe schifo. Aranda. Che la traversa di Selt. La traversa di Selt che poi non so perché se la butta da solo in rimessa laterale per loro. Però vabbè. Aia. Aia. Quando ci sono queste cose. Brazzao. Cosa ha preso Brazzao? Cosa ha preso Brazzao? Ha fatto una roba. Ha fatto una roba, ragazzi. 0-0 a quarantesimo. Vabbè, non è male. Ragazzi, ma perché giochiamo lì così vicino alla porta? Perché, ragazzi, vogliamo rischiare così tanto? Per quale motivo? Aguilera. Apre molto bene per Corrado. Sangaré. Aranda! 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 Il Bari è in vantaggio, anche se sta valutando il VAR, ma a me mi sembrava dietro, infatti il gol è convalidato. Il gol è convalidato. Bari avanti. Assist di Sangaré, gol di Aranda, che è solamente al suo secondo gol quest'anno, eh. Pensavo di più, onestamente. Ne ha fatti veramente pochi. Però questo è pesantissimo al momento, è veramente strapesante.
Chi se l'aspettava che potessimo andare avanti col Napoli? Anche solamente andare avanti, non dico vincerla, però. Grande prova al momento. Aranda! No! Non ci credo! Non ci credo, Aranda! Stava per fare la doppietta col Napoli. Vabbè, sarebbe stato anche troppo momenti. Potevo morire di infarto. Ragazzi, primo tempo. Wow! Non mi aspettavo essere davanti a 1-0 contro il Napoli dopo il primo tempo. Non me lo sarei mai aspettato. E il Bari si sta rivelando una squadra più potente del previsto, eh. Veramente si sta rivelando una bella squadra. Bravo Brazzao che esce molto bene. Calma. Mancano 20 minuti. Dobbiamo gestirla. Brazzao perde tempo, molto bene. Però la palla è sempre loro. Brazzao cosa aveva preso? Anche se fuori gioco, Però intanto cosa aveva preso Brazzao? Ne vogliamo parlare? Grande intervento. Tutta palla per Aranda, onestamente. Non mi è piaciuta questa palla per Aranda, Bravissimo, Brazzao che esce. Raga. Stiamo giocando una compattezza incredibile. Brazzao perde tempo, bravissimo. Bravissimo. Però mi sa che qua me lo fanno. Brazzao! Che parata ha fatto? Ma che parata ha fatto? Comunque non c'è un attimo di respiro, Cioè, non passa un minuto senza un'azione. È una roba assurda. No, Schmidt però. Bravo Celt, Aranda, Aguilera, Aranda, Sangaré. No, il gol dell'ex sarebbe stato veramente troppo bello. Ecco, troppo bello. Aguilera batte la punizione. Niente. Carnesecchi ci arriva. Allora, ragazzi, cambi. Schmidt è stanco, mettiamo Joao, giusto perché ce l'ho lì. E Corrado è stanco. Mettiamo Sala. Il resto sta abbastanza bene. Non farei grosse modifiche. Sperando di riuscire a tenerla. Mancano 15 minuti. Però c'è. Porca miseria, Schmidt. Che palla del cavolo che hai perso. Stiamo rischiando. Sì, stiamo rischiando tanto. Però. Brazzao, sei troppo fuori. Anghissà, no, Sala, sei appena entrato, non puoi fare ste cose, non puoi fare ste cose, Sala, non puoi fare ste cose, mortacci tua, non puoi fare queste cose. Ecco, rigore concesso. No, io non ci credo comunque. Cioè, buttare via una vittoria del genere, buttare via una vittoria del genere per un giocatore appena entrato che fa fallo e dà il calcio di rigore è una sfiga incommentabile. È una sfiga veramente incommentabile. A parte gli scherzi, è una sfiga incommentabile. Cioè, non è possibile. Non è possibile. Non è veramente possibile. Cioè, stavamo per fare il colpaccio. Cioè, il pareggio in realtà è un gran risultato contro il Napoli. È veramente un gran risultato. Però, cioè, se Sala non faceva quella cavolata, la portavamo a casa. La portavamo a casa. Era un'impresa che si stava per compiere. Porca miseria. Mi fa ridere questa cosa. Oggi comunque stiamo andando bene, ma ci sono tante cose che mi stanno facendo veramente rodere tantissimo, Joao. Questa col Napoli, insomma. Quella col Bologna, l'ottantesimo. E vabbè. Che devo dire? Nicola Iliev, centrocampista offensivo. Però non mi sembra sto granché. Cioè, in realtà ha delle statistiche molto interessanti. E può fare tantissimi ruoli, anche l'ala invertita. Non da questa parte, però. E costerebbe poco.
375.000 euro. Intanto io lo prendo, cioè nel senso, tratto. Poi mi dite voi se potrebbe essere una scelta giusta. Ok? Prende un sacco, scusatemi, eh. No, prende troppo, niente. Non so dove siano finiti i miei milioni che ho. Prima avevo tipo 1 milione qualcosa da poter dare come ingaggio. È sparito, non c'è più niente. Non c'è, è finito. Sono finiti i soldi. Qua la dirigenza comunque si mangia i soldi come se fosse una pizza la domenica sera al ristorante con la fidanzata. Cioè, non lo so. È una cosa che non mi. Che mi perplime, onestamente. Che mi perplime. Allora, Colombo, ma se io ti dessi. Adesso io. Voglio fare una cosa. Voglio provare a scambiare Sesai. Oh, raga. Ragazzi, ci sta. Sesai andrebbe via quasi a zero, ma dettagli. Tanto chi se lo compra? Nessuno. Quindi tanto vale. Colombo è molto interessato alla trattativa. Problema è che non ho i soldi. Allora, Colombo verrebbe a molto meno di quello che vorrebbe. Sarebbe un acquisto, secondo me, interessante con pochi bonus. Colombo lo prendo, eh. Così mi libero anche di Sesai, che è una punta, è vero, ma non mi sta servendo assolutamente. Ormai non è più al centro del progetto. Quindi direi che anche perché Sesai di stipendio prende 681.000 euro. Quindi alla fine io vado a, come dire, vado a pareggiare lo stesso stipendio per Colombo che ha meno anni ed è più forte in prospettiva. Quindi onestamente. Allora, veloso no? Non giochi. Oh, vuoi giocare per forza, veloso? Può giocare per forza. Vabbè, ho capito. Non c'è niente da fare. Colombo vuole giocare. Cioè, Colombo, Aguilera vuole. Buonanotte. Veloso vuole giocare per forza e così deve essere, ma io non lo farò giocare perché ormai le mie parole non posso rimangiarmi la parola, ecco. Allora, Bari Monza, siamo in casa, partita molto importante in prospettiva salvezza. Questa dobbiamo vincerla, ragazzi, cioè non c'è niente da fare, questa è da portare a casa. Ecco, appunto. Abbiamo già rischiato di subire un gol, ok. No, però a parte tutto, questa è veramente da portare a casa, non c'è scusa che tenga. È molto importante vincerla per questo discorso salvezza. E si può fare, perché, cioè, onestamente, pian piano sto vedendo questa squadra nostra, cioè il Bari, crescere molto bene. E stiamo avendo anche dei buoni risultati quest'anno in Serie A, degli inaspettati risultati. Mi dai il rigore gratis? Io non dico di no, per carità, se me lo dai gratuito, io dico grazie. Rigore concesso. Ok, mettiamo Aguilera, vai. Vai, Aguilera, mi fido di te. Mi fido. Diamo un po' di responsabilità a questo ragazzo. Aguilera. Dicevamo, diamo un po' di responsabilità. E niente, che dire, è stato bellissimo dargli questa responsabilità e non far gol. Cioè, sbagliare il rigore, porca miseria, però. Ci sta, capita però, che sfiga assurda. Vabbè, ragazzi. Non demordiamo, non demordiamo, che tutto potrà migliorare. Aguilera, dai, facci sto gol. No, vabbè, cioè, ma cosa ha preso? Cosa ha preso Plizzari? Cosa ha preso, ragazzi? Ma cosa ha preso? Ha fatto una parata incredibile. Ma davvero incredibile. Che è successo? Vabbè, non si è ben capito.
E oggi Plizzari è in grande forma, è in grande forma. Gran bel portiere, questo del Monza. Gran bel portiere. Schmidt perché ha perso quella palla non l'ho ben capito, però vabbè. Becca Becca. Corbo. Selt, la passa subito a Martel. Martel, bravissimo. Aranda! Aranda! Oscar Aranda! Bari in vantaggio. Al 70esimo, a un passo dalla vittoria, che sarebbe veramente fondamentale, ragazzi. Veramente fondamentale questa vittoria potrebbe essere. Quindi teniamo duro. Teniamo duro. Facciamo i cambi. Mettiamo Valls al posto di Johnson. Aguilera è stanco. Ci buttiamo Joao. Schmidt è molto stanco. Ci buttiamo Portinovis. Mettiamo Sala, anche se Sala ha causato una brutta cosa nella scorsa partita. Riposo per Sangaré dentro Lazetic. Mancano 10 minuti. Per favore, ragazzi, non facciamo cavolate. Vi scongiuro. Vi scongiuro. Ecco. Eccola, eccola, eccola. Bravo, Joao, anche se te ne andrai e mi hai molto deluso, ma vabbè. Aranda. Ancora Joao. Lazetic, ma è fuori gioco al 100%. Mi sembrava veramente troppo avanti, onestamente. E infatti, rete annullata, era troppo, troppo avanti rispetto agli altri. Ma si vedeva poi ad occhio nudo, me ne ero accorto anche io. Calma, manca 5. Celt è impazzito. Spazza lassù, cioè alla fine. Perché? Bravo Aranda però. Bravo Aranda però. Joao. Va bene, dai, va bene. L'importante è che finisca la partita. È possibile? Oh, bene. Fuori gioco per il Bari. Oh, è finita. Arbitro, è finita. È finita, arbitro. Fischia sta fine, ti prego, ti scongiuro. Celt, dai, passa sta palla così fischia. Ok. Usciamo vittoriosi da questo scontro salvezza contro il Monza. 3 punti. 3 punti. 3 punti di un peso veramente notevole. E saliamo al 13° posto a 15 punti. Siamo già a un buon passo per la salvezza, onestamente. Cioè, devo dire la verità che comunque sui 35-40 si arriva alla salvezza, anche meno vedendo lo Spezia come sta andando. Quindi potrebbe esserci una grande opportunità che noi veramente riusciamo a salvarci prima del previsto, se ovviamente dovessimo continuare in questo modo. Ovviamente me lo auguro. Niente, Sangaré squalificato, giocherà Lazetic col Genoa. Per forza di cose maggiori. Purtroppo va così. Tra l'altro, Genoa, altra squadra insidiosa. Io non so se Genoa sia in lotta per la salvezza o per altro. Però. Staremo a vedere. Staremo a vedere. C'è Calabrese al Genoa. C'è Calabrese al Genoa, vabbè. Bilancio al sicuro e grazie al cavolo, non sto spendendo niente praticamente. Pasquale aumenta le presenze e migliora molto piano però. Che succede a Sormani che sta peggiorando veramente tanto? Mele? Mele interessante. Luca Palermo, buono. Oliva? Oliva. Allora, Sala a Salvatore Sala allunga per superare l'avversario. Nuova caratteristica. Schmidt, caratteristiche negative. Sembra essere meno flessibile e meno in grado di affrontare nuove sfide. Ma come? Però dicono che stia migliorando. Vabbè, vai a capire. Ok, Corbo è ancora lì. Squadra del mese, Corbo lì. Crespi ritorna, ma mi sa che Crespi a gennaio fa un bel volo. Sa che fa veramente un bel volo. Ma mi sa, eh.
Ma alla fine sto Colombo arriva, non arriva, gli va, non gli va. Vorrei capirlo, ma non ce lo dicono. Allora, Lazio, Ticiaranda, Veloso, Veloso. Non so perché ho detto Veloso, ma vabbè. Aguilera, Schmidt, Beka, Beka. Ok, la squadra ormai sembra che abbiamo trovato la formazione giusta. Che già. Va già bene, visto che iniziando facevamo fatica anche a trovare la giusta formazione. Invece tenendo questa formazione sempre quella, i giocatori tendono a conoscersi meglio e a giocare meglio. Se si cambia sempre formazione è ovvio che la squadra perda un po' di intesa. Aranda, tiro onestamente incomprensibile. Tutto molto bello, tutto molto figo, però il tiro no. Tiro assolutamente non è stato figo per niente. Brazao, onnipresente sto ragazzo. Portiere veramente forte comunque. A parte tutto, veramente un gran bel portiere. No, Martel, ma che ca... Però ha disturbato. Cioè, è tornato sui suoi passi, ha fatto qualcosa di buono. Quindi male, ma anche bene. Corrado. Becca Becca, bravissimo. Con calma, Johnson. Becca Becca, Corrado. No, Aranda. Che si è magnato Aranda, non Arranda. Oggi non so parlare, ragazzi, vi dico la verità, eh. Continua al momento, continua, poi ci pensiamo. Comunque, Aranda si è mangiato un gol che era più difficile veramente sbagliarlo quello. Ma veramente era più complesso sbagliarlo. Comunque, oh, va bene, dai. Già che siamo così attivi anche in attacco, sono contento. Lazetic ha ammonito. Anche Maripan da parte del Genoa. Primo tempo 0-0. Amareggiato perché voglio vincerla. Non posso essere felice, cioè. Stiamo pareggiando col Genoa, non contro il Milano, contro la Juventus, dai. Si può fare di meglio. Tipo perderla, ecco, esatto. Ma male, male, male. Questo gol veramente male, male, male. Perché c'è in due su una palla. Questo qui praticamente da solo. Da solo in area e no, non si può veramente essere in 50 e lasciare uno da solo, non si può. Difesa veramente da horror questa. Difesa da horror. A mani basse. Mamma mia, raga, ma oggi in difesa stiamo giocando male, eh. Ma veramente male. Non so cosa sia successo, ma insomma, la situazione è molto imbarazzante. Niente, non capita niente. Allora, no, aspetta un attimo. Speriamo che sia per me. Speriamo. No, non perdo un palla. Non la perdono, no. Purtroppo non la stanno perdendo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, che difesa. Ma che è? Ma raga, la palla è passata per tutta l'area. E c'erano tre giocatori del Bari. Quattro addirittura. No, vabbè, no, non si può. Non si può, non si può, non si può, non si può. Veramente, giocare in questo modo non si può. Oggi veramente indecente la prestazione. Veramente indecente. Diciamoci la verità. Con tutto il bene che ho, ma oggi veramente non ci siamo. Oggi no, oggi no. Anche Lazio dice non mi ha impressionato. Purtroppo partita storta. Storta. Perché un gol ce lo saremmo meritati. Ci abbiamo dominato. Il primo tempo l'abbiamo tipo dominato. Il secondo ci stanno prendendo a pallonate tantissimo. Ed è un gran peccato, eh. Perché
come si era messa all'inizio, sembrava una partita interessante per il nostro Bari, ma purtroppo non va così. Purtroppo non va così. Selt tira su. Crespi, ottimo passaggio. Aranda, Aranda. Aranda tira fuori. Portiere che controlla tranquillamente. Un gol ce lo saremmo meritati. Un golettino sì, quantomeno. Però Genoa che ha giocato molto bene. Anche grazie a noi che abbiamo giocato molto male. Grazie anche alla nostra difesa. Ma perché dovrei essere contento? Non esiste. Non esiste. Allora, Bari quindicesimo, 14 partite, 15 punti. Il Cagliari sta a meno 6, che è terz'ultimo. Il che, devo dire, non è affatto male. Non è affatto male. Meno 6 è tanto, per la zona retrocessione, anche perché le squadre che sono in basso di solito fanno pochi punti. Di solito. Poi dipende. Allora, direi che per oggi comunque è tutto. Mi dispiace molto per Joao, ragazzi, veramente tanto, non sapete quanto. Sperando che Colombo arrivi, sperando di trovare un secondo per Joao Veloso che andrà via. E con quei soldi magari comprarci un esterno di destra da mettere al posto di Johnson, che sì, non è malvagio, però potremmo avere qualcosa di meglio. La prossima volta sarà molto complesso. Molto complesso. Roma, Inter, Sassuolo, Juventus. Ecco, penso che qui prendere anche solamente 3 punti in tutte queste partite non sarebbe male. Dopo si apre gennaio, il mercato, dovremo capire cosa fare e cosa non fare, insomma. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio molto. E ci becchiamo a questo punto al prossimo episodio. Ciao!